Care amiche ed amici, qui un'altra volta il vostro Santenchan e faccio questa trasmissione perché in Facebook, nel mio profilo Santenchan, nel mio muro, molti amici mi hanno fatto delle domande. E mi hanno domandato esplicitamente cosa ne pensassi del panorama politico italiano. Beh, dagli anni della mia gioventù e adolescenza le cose sono cambiate moltissimo. Io quindi vi invito a guardare un video che ho girato a proposito e che sta nel mio canale di YouTube. Non mi ricordo adesso il titolo, però parla proprio di come siano cambiate le cose. Adesso se io riesco con un altro cellulare a vedere di quale video si tratti, ve lo dico. Comunque mi hanno domandato tante cose riguardo, per esempio, Beppe Grillo, Salvini, eccetera. Ed io adesso cercherò di dare delle brevi risposte, brevi e concise, anche perché non ho molto da dire. Io ho sempre odiato la partitocrazia. Ah, se volete guardare il video che ho girato in YouTube, nel quale dico molte delle cose che adesso dirò, si titola Delusione, espulsi dissidenti del Movimento 5 Stelle, esempio della stupidità italiana, e dura circa 27 minuti. Quindi di cosa ne dico? Ma perché mi va di fare una trasmissione? Vi dirò due cose appena che mi vengono in mente, poi approfondirò in un altro momento. Ebbene, vi dicevo, qualcuno mi ha domandato: che ne pensi di Matteo Salvini? In un primo tempo sembrava veramente rivoluzionario, perché sembrava che si era staccato dalla Lega, perché andava contro Berlusconi, perché voleva andare contro Grillo, sembrava che fosse più a destra di Casapound. Poi oggi al telegiornale della mattina ho scoperto che c'è stato un rincontro fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Quindi tanto rivoluzionario Matteo Salvini non è, anzi, forse è un restauratore. Ritornano alle vecchie alleanze e ai vecchi inciuci. Rispetto al Movimento 5 Stelle, mi sta deludendo come mi hanno deluso molti altri partiti. Perché io lo spiego nel video che vi ho appena detto in YouTube, no? Riguardo l'espulsione del Movimento 5 Stelle, ma parlo anche di tutte le mie idee politiche che ho avuto fin da giovane. Quindi per chiunque voglia conoscere il mio pensiero politico, gli consiglio di guardare quel video, che nel titolo ha Le espulsioni del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato molto bene, come una volta il Partito Comunista Italiano, poi la Lega, poi tanti altri movimenti, ma adesso si sta impantanando nel terreno degli accordi politici. E quindi non si sa se si alleerà con Matteo Salvini, con il PD o con il PDL per avere potere politico. Quindi anche loro mi hanno fortemente deluso. Non posso dire quindi cose eccezionali del Movimento 5 Stelle. Fino adesso quello che hanno fatto di importante è far risparmiare soldi ai cittadini e rimborsare tutte le quote che non spendono nella campagna elettorale, ma più di quello non si vede che fanno. Poi dicono che non li lasciano governare, che stanno tutti contro di loro, e questo mi ricorda quello che diceva Silvio Berlusconi, ma anche quello che diceva il Mortadella Romano Prodi. È sempre un pretesto: non ti fanno governare, ma se stanno all'opposizione, o se tu stai all'opposizione, è evidente, fa parte della
dialettica concettuale della politica, l'opposizione, lo scontro. Quindi è logico che non ti fanno governare perché o stai nell'opposizione tu e non governi, o stanno nell'opposizione gli altri e si oppongono. Chiaro, no? Più chiaro di così? E veramente io vedo che i politici si tendono a rinnovare molto più frequentemente. Non mi piace Matteo Renzi per come governa per il momento, ma la politica non mi è mai piaciuta, soprattutto la partitocrazia che si guadagna spazi televisivi nei telegiornali e nei programmi. Poi, fra l'altro, io non ho capito perché c'è stata una stagione nella quale Bruno Vespa faceva con i suoi plastici di tutto per giustificare la guerra, l'invasione, la guerra asimmetrica in Iraq, giustificando l'ingiustificabile, cioè che Saddam Hussein avesse armi di distruzione di massa e cose del genere. E quando si è scoperto invece, perché lo hanno dichiarato i propri nordamericani, che Saddam Hussein non aveva nessuna arma di distruzione di massa, questo i nordamericani lo sapevano perché gliel'avevano vendute loro i gas chimici, l'antrax e tutte queste cose, il sarin, per uccidere gli iraniani, per vendicarsi dell'offesa, della cacciata del personale dell'ambasciata nel 78-79, hanno fatto scoppiare la guerra Iran-Iraq o Iraq-Iran, e loro hanno dato le armi di distruzione di massa a Saddam Hussein. Sapevano che le aveva utilizzate tutte. E quindi perché Bruno Vespa non ha fatto nessun plastico per correggere tutte le fesserie che hanno detto in Porta a Porta, del tipo che Saddam Hussein era alleato di Bin Laden, quando era impossibile che fosse stato così, perché Saddam Hussein era socialista, che Saddam Hussein aveva armi chimiche, nucleari, e Bruno Vespa aveva invitato esperti che dicevano: prova è che ha delle armi di distruzione di massa, primo perché lo dicono gli Stati Uniti, secondo perché le ha nascoste così bene ed è per questo che non si trovano. Non ha fatto nulla Bruno Vespa per fare qualche programma e correggersi di tutte le fesserie che lui e i suoi ospiti hanno detto per appoggiare l'intervento asimmetrico e quindi la conseguente distruzione del popolo iracheno. Adesso, grazie alla distruzione dello Stato iracheno, è nato Daesh o l'ISIS. Quindi tutti voi che avete guardato Porta a Porta credendo a quello che dicevano, siete complici di quello che fa l'ISIS e di tutte le uccisioni che fa. Prima è nata Al-Qaeda per sconfiggere i russi in Afghanistan, poi li si è lasciati avanzare in Afghanistan invece di fermarli, hanno preso il potere politico, ma erano sunniti, non erano sciiti come Saddam Hussein, che era di Tikrit, e quindi gli alleati arabi non ne hanno mai dovuto rispondere. 9 dei 13 attentatori dell'11 settembre erano sciiti, erano sunniti, mi correggo, 9 dei 13 attentatori dell'11 settembre, supposti attentatori, magari erano degli allocchi messi lì, perché si dice che gli aerei erano telecomandati, ma 9 dei 13 attentatori erano sunniti della setta wahhabita dell'Arabia Saudita. Perché non si è bombardato l'Arabia Saudita, si è andato a bombardare invece l'Afghanistan, che in pratica non ha opposto resistenza, e l'Iraq? Bruno Vespa non ha mai fatto dei plastici rivelando le fesserie che ci hanno raccontato circa le armi di distruzione massiva di Saddam Hussein. Anzi, ha continuato a ripetere le stesse cose.
Quindi che ne penso dei programmi televisivi della RAI? È lo stesso che ho detto negli ultimi programmi radio in Spreaker e in YouTube, negli ultimi video di YouTube, che la RAI ti lava il cervello e adesso ti sta lavando il cervello facendoti credere che è conveniente pagare il canone, perché poi ti fanno pagare solo 100 euro nella bolletta elettrica. Se tu non hai televisore, hai solo servizio elettrico, è conveniente pagare il canone RAI? Poi per quello che ti fanno vedere, tutte le cose belle che si incontrano in internet, e poi hai molti programmi della RAI manca senso critico, senso autocritico. Ripeto, Bruno Vespa non si è mai corretto di tutte le frescacce che hanno giustificato l'invasione a Iraq e la mattanza non si saprà mai di quanti civili. Ed è così che è nato il califfato islamico, il Daesh, l'ISIS, grazie a quell'intervenzione, perché Saddam Hussein gli estremisti islamici li impiccava. Riguardo le domande che mi hanno fatto in Facebook, Matteo Salvini, non so, prometteva di essere un'altra cosa, di aver cambiato paradigmi, però si sta riavvicinando a Silvio Berlusconi. Mi sembra il gioco delle parti. Litigano, si mettono insieme, litigano, si mettono insieme. E non lo so che penso di lui. Dovrebbe avere più determinazione e allontanarsi da questa vecchia destra e farne una nuova. Rispetto a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle, si stanno impantanando nel gioco delle trattative politiche con gli altri partiti e si stanno imbischiando con le tangenti. E quindi stanno diventando, a tutti i crismi, a tutti gli effetti, dei partiti normali come qualsiasi altro. Quindi mi stanno deludendo non poco. Veramente, ogni promessa di cambio in Italia si rivela una delusione, ma perché è il sistema marcio. Beh, non so che altro dirvi, farò un altro programma in un altro momento. Ciao. Ciao, a chi mi sta scrivendo? A Nadia, sì.